fatto di qualche cenno su questa cripta e poi continuiamo per il centro storico di Sportore. Vi passo la parola al dottor Giustino Pace. Non sono dottore, dai. Maestro. Grazie per l'attenzione. Noi siamo ospiti adesso di una struttura che è stata la Confraternita di Santa Maria del Suffragio di Sportore, ed era la Caritas del 600 e del 700. In pratica i soci, si vedono le scritture da quella parte, avevano una serie di ruoli e questi ruoli venivano svolti a favore dei fedeli che si trovavano in difficoltà. Ora noi non dobbiamo meravigliarci di questo fatto per un motivo: spesso lungo le strade del paese la mattina presto si scoprivano dei cadaveri di gente che moriva di fame, e quindi la necessità di assistere e di curare i malati, di dare sostegno a chi non aveva la capacità e la possibilità di farlo autonomamente, logicamente veniva supplita questa necessità con questa confraternita di Santa Maria del Suffragio. Notizie 1783 fu l'ultima approvazione dello statuto, ma esisteva già dal 600, quindi è una cosa. Ora però siamo anche su un altro reperto storico, che sono i resti del vecchio cimitero di Sportore. Una volta le sepolture avvenivano sotto le chiese, qui in quattro locali, e qui sono stati ritrovati quattro locali. Io ho una non ho la sindrome del microfono come qualcuno, la repulsa. E a un certo momento in quattro locali, uno per gli uomini, uno per le donne, uno per le vergine e uno per il clero. E qui hanno ritrovato, con gli scavi che fatti, qui c'è Sabatino Leone, uno dei protagonisti di questo scavo, hanno ritrovato questi quattro locali. Non sono gli unici, altri locali, sempre quattro, per le sepolture, si trovano sotto il convento che visiteremo oggi pomeriggio. Ora, aggiungo soltanto una cosa, perché dobbiamo essere telegrafici, non possiamo fare la storia quando sono iniziati gli scavi, noi eravamo convinti di trovare qui la chiesa di Santa Maria della Porta e di Sant'Antonio. Non è stato così. Con tutta probabilità dobbiamo rivedere tutte le ipotesi precedenti, e di queste ipotesi precedenti parleremo quando parleremo del santuario mariano della Madonna del Popolo. In quel momento, oggi più tardi, parleremo un pochettino di una nuova ipotesi. Se fossero state queste le cose restanti della vecchia chiesa di Santa Maria della Porta, probabilmente avrebbero avuto anche gli affreschi, e sotto non sono stati trovati affreschi. Una volta, basta dire una cosa, che c'erano 74 benefici ecclesiastici e ognuno celebrava giorno per giorno, messe su messe e compagnia. Quindi alla fine si moltiplicavano i preti. Quindi allora c'erano, ecco perché ci sono delle chiese con tanti altari, perché dovevano tutti quanti avere, lo vedremo poi più tardi. Ora, quindi rimane questa scoperta, cioè i resti di questi locali. Sportore aveva il cimitero dalla parte esterna, questa piazza è stata realizzata, la piazza che vi ha accolto è stata realizzata nel 1861, prima c'era una scarpata e c'era una stradina che collegava la porta, questa di Sant'Antonio, perché la chiesa antica era di Sant'Antonio, con una strada che girava intorno a Montinope, andava a Valle Carbone, la zona di Prati, via Prati, e quindi al Colle del Telegrafo. Le antiche vie di
2000-2500 anni passavano attraverso questo. E quindi è un qualcosa.